Ciao, sono la psicologa Silvia. Eccoci arrivati al video di questo lunedì nel quale vi racconterò tre modi di fare odiosi delle persone narcisiste patologiche. Intanto vorrei farvi notare, scusate, la collana con la testa di girovo d'acciaio, la sognavo credo dal 1980 e quindi sono molto fiera di indossarla in questo video. Allora, dicevo, guardate questo video fino alla fine perché forse ritroverete dei modi di fare di persone che conoscete. Spero di no per voi comunque. Allora, il primo modo di fare odioso delle persone con narcisismo patologico è la ironia usata a sproposito su cose personali. Vi faccio un esempio. Mettiamo che voi da piccoli siate stati mezzi soffocati dalla mozzarella. E quindi diciate, che ne so, al vostro partner o alla vostra amica, alla persona che avete di vicino a voi, che voi su quella cosa proprio fate fatica, siete un po' ansiosi perché da piccoli vi è andata per traverso, vi stavate soffocando e quindi che su quella cosa lì siete un po', insomma, di andarci cauti quando magari mangia la mozzarella in vostra presenza o la taglia per un bambino o la serve a un bambino, di prestarci attenzione perché voi su quella cosa andate in ansia. Quindi voi avete rivelato una cosa personale, vostra, riservata a una persona a voi vicina, pensando ovviamente di fidarvi, e poi succede una situazione in cui magari siete con amici, eccetera, viene fuori la mozzarella, voi siete già un po' irrigiditi e lui o lei dice, inizia a scherzare su questa cosa. Oh, la mozzarella, oh, è pericolosissima, pericolosissima. Tutti quanti gli amici ridono e voi no, nel senso che siete in un angolo, cioè se non ridete siete le pesantone che non sai neanche scherzare. Mamma mia, che rompiscatole, che pesante. E vi trovate veramente messe in difficoltà. E poi dopo, se magari dite a lui o a lei, ma scusa, ma perché hai scherzato su quella cosa lì? Era una cosa riservata che ti avevo detto che mi fa anche stare male. La risposta sarà, ma tu veramente sei una rompiscatole, ma non si può mai scherzare. Allora, io lo insegno ai miei figli che hanno 13 anni e 8 anni e mezzo. Uno scherzo fa ridere tutte e due le persone, altrimenti si chiama dispetto, bullismo, oppure manipolazione o provocazione sotterranea, detta in modo psi, aggressività passiva, cioè cose apparentemente non aggressive che in realtà voi suscitano la carogna, ma se poi vi arrabbiate, siete nervosi, avete il ciclo o non sapete scherzare. Vi ricorda qualcuno? Se volete scrivetelo nei commenti o in privato. Secondo modo di fare odioso dei narcisisti patologici, e scusate, lo dico sempre, scusate se lo declino al maschile, ci sono anche donne narcisiste patologiche, ma io sono una donna, lavoro al 99% con le donne, quindi mi capita di avere più a che fare con persone che hanno problemi di relazioni con maschi, però ovviamente ci sono anche le donne, e ci tengo a dirlo perché sennò insomma, sembra veramente un accanimento immotivato. Vi dicevo, secondo modo di fare odioso è lo scaricabarile, o meglio il e sapessi io. Cioè, queste persone con questa struttura di personalità non riescono proprio a decentrarsi da se stesse. Quindi, se tutto va bene, tutto va bene. Se voi avete un problema qualsiasi, tipo, sai, oggi sono veramente stanca perché oggi mi è successo questo al lavoro. Ma sai cosa è successo a me? Che io al lavoro, oppure la figlia che dice alla mamma, a me questa cosa mi fa star male, e cosa dovrei dire io? Che oggi tutto il giorno ho fatto questo, questi sono i veri problemi, credi che alla tua età questi sono problemi, ma non sai neanche? Insomma, per ogni problema che qualcuno gliene porti, c'è subito un aggancio alla modalità agonistica, quindi alla competizione, cioè devono sempre avere vinto. Ma non è che devono aver vinto, è che è tutta una gara, cioè non era una gara, volevo dire una cosa, volevo condividere, magari ho avuto una brutta giornata e speravo di avere un sorriso, un abbraccio, un contatto umano,
un uff, che brutta giornata, e invece subito la gara, ah, tu, ma io. E questo fa sì che non ci si senta mai molto sostenuti, cioè, ma è possibile che per ogni cosa c'è una cosa che l'altro ha avuto e su cui deve mettere l'accento? E quando arriva il mio turno di poter dire sì, ma adesso stavamo parlando di me. Forse vi è successo con persone anche con cui fate conversazioni brevi in strada, dove appena dite una vostra problematica, gliene è successa sicuramente di peggio nella vita personale, ma è un po' più grave quando avviene nella relazione di coppia o di amicizia, dove non c'è mai lo spazio veramente di parlare di sé, perché l'altro è sempre qualcosa che sopravanza ed è più importante. Terzo modo di fare odioso dei narcisisti patologici è il confondere le acque con il lasciare le frasi in sospeso o addirittura sospendere il parlare. Cioè, quando non riescono a dimostrare che loro hanno ragione, che loro hanno vinto, che loro non hanno sbagliato niente, allora alludono. Tipo, ma scusami, ma ti ho spiegato com'è andata la cosa? Adesso perché ti arrabbi? Dovresti saperlo, neanche te lo dico. No, non lo so perché ti ho spiegato le cose, la progressione di alcuni eventi. Dovresti saperlo, se non lo capisci da sola, vedi che già questo è un problema. Allora chiediti perché non lo capisci. Forse non è che non lo capisco perché tu stai un attimino confondendo le acque e, come dice il proverbio, ciurlando nel manico. Cosa vuol dire ciurlando nel manico? Me lo andrò a googolare perché sapete che lo dico ma non lo so. Manico. Comunque, il punto è quello, menare il can per l'aia e fare quello che si chiama in termine psicologico gaslighting, cioè il confondere, far addirittura pensare all'altro di non vedere chiare le cose perché si deve far tutto pur di uscirne cadere sempre in piedi. Quindi frasi appunto come dovresti saperlo, non è neanche da dire, prova a pensarci, se sei intelligente ci arrivi. Che in realtà non vogliono dire nulla, cioè non c'è un vero confronto relazionale, ma c'è in realtà uno sfuggire dal confronto, così come il troncare la comunicazione e rifiutarsi di parlare. Quindi, fino a che la discussione va in una certa direzione, va a favore di queste persone, si continua a parlare, anzi incalzando, quando poi la logica arriva a un punto in cui non sanno più come uscirne, va bene, ma comunque io adesso non ho più niente da dire. No, ma stavo parlando io, eh? E basta, non parlano più, sino a quando non hanno ripristinato il fatto che magari voi, che ne so, vi dispiacete o chiedete scusa perché magari questo silenzio vi pesa dopo un po' di giorni e quindi loro ripartono come se nulla fosse. Bene, questi erano tre modi odiosi di fare delle persone che hanno questo tipo di struttura di personalità. Se volete saperne di più di questo, guardatevi il video che avevo pubblicato sul narcisismo patologico e mi raccomando, condividetelo in modo che più persone possibile sappiano che quando si ritrovano in questo tipo di dinamiche, magari semmai non è colpa loro, ma è che sono proprio state pescate da persone che hanno questo modo di relazionarsi. Bene, per oggi vi saluto, ci vediamo il prossimo lunedì. Suggeritemi degli argomenti nuovi per i prossimi video e iscrivetevi alla psicologa Silvia. Iscrivetevi su Instagram, su Facebook, su YouTube, spammate, spammate, lo sapete, lo dico sempre, e ci vediamo lunedì prossimo per il prossimo video. Ciao!